La seconda domanda è la conclusione al rabbino di Segni. Abbiamo ascoltato oggi da parte di un cristiano, di un musulmano, di un ebreo, parole di pace. Quando si è a un livello di dibattito tra leader o personaggi di spicco delle diverse comunità, è sempre facile trovare il punto d'incontro. Il punto d'incontro è Dio, che è lo stesso, e l'amore, che dovrebbe essere, come possiamo dire, la identificazione di Dio. Dio è amore. Poi gli uomini a volte utilizzano Dio per odiarsi fra di loro. Però, Riccardo, quando si esce da questi incontri, quando si esce pure da esempi positivi che ci sono anche tra le persone normali, praticanti normali, perché è vero, ha raccontato l'esempio del Pascià del Marocco, ma ci sono stati i cristiani che hanno salvato gli ebrei che hanno salvato i cristiani, cioè gli esempi positivi ci sono, però poi a livello di grandi numeri è sempre difficile far prevalere l'amore sull'odio, perché poi uccidi quello, allora ci deve essere la reazione, poi allora quello è perseguitato, ci deve essere la reazione, nessuno di noi è esente da questo. È impossibile, perché nella natura dell'uomo, è una domanda difficile, ma tu sei un teologo, è impossibile arrivare a fare di più e a trasmettere i messaggi positivi. Certo, tutti sono positivi, perché noi trasmettiamo a persone, voi avete trasmesso oggi tutti e tre un messaggio positivo, ma è impossibile far vincere questo messaggio positivo, è un sogno, oppure si può pensare, soprattutto in Europa, di far convivere in pace ebrei, musulmani e cristiani? Bel problema. Vorrei fare una riflessione sul senso dell'evento qua, dove ci troviamo in questo momento. E non è la prima volta che vengo qua e lo faccio sempre con piacere, ma direi anche, se posso confessarlo, con timore. Con timore perché mi trovo di fronte all'antiretorica, mi trovo di fronte al luogo in cui le chiacchiere si misurano con la realtà, che è una realtà estremamente dura, che richiede impegno, sacrificio, grandissima solidarietà. E allora questo luogo è un luogo simbolico che va contro ad altri simbolismi. Perché si parla sempre e soltanto di terrorismo e non si parla dei problemi che in questo luogo vengono affrontati? Come se questi non fossero problemi che coinvolgono tante persone, che fanno soffrire centinaia di famiglie, che richiedono degli enormi sforzi. Probabilmente c'è anche un problema di informazione. Probabilmente può far comodo convogliare l'attenzione su certe cose rispetto a che altre. Può far comodo deformare sia l'entità dei problemi che la natura stessa di questi problemi. Cosa c'è dietro al terrorismo fatto in nome della religione? C'è la religione o c'è qualcos'altro, come protestava in qualche modo il rappresentante dell'Islam? Tu dici, quando noi usciamo da queste sale, ma questi eventi non sono eventi che rimangono per se stessi. Io credo che, per esempio, per fare
due, diciamo, due eventi recenti a cui ho avuto modo di partecipare. Quando Papa Francesco, terzo Papa, è entrato nella Sinagoga di Roma, abbiamo voluto insieme lanciare un messaggio molto importante che deve andare in controtendenza, cioè il fatto che la diversità di fede è una ricchezza che ci deve far lavorare tutti quanti insieme, in un momento in cui sembra che il mondo sia in mano alla violenza religiosa. Qualche tempo fa ho partecipato al convegno di una nuova organizzazione islamica italiana, che è una confederazione di moschee, il cui manifesto organizzativo è quello che si pone fondamentalmente nel rispetto assoluto della legge dello Stato e della convivenza. A questo punto, di fronte a un manifesto del genere, bisogna dimostrare che c'è solidarietà. E questi atti, sì, saranno atti simbolici, ma una volta che investono il pubblico, qualche cosa dovranno pure dire. Quella nostra, in qualche modo, è una continua lotta per cercare di resistere a un veleno che si diffonde, è un veleno che cerca di rovinare sistematicamente i modelli di convivenza che con grande fatica si riescono a costruire. A costruire la convivenza ci vuole tanto tempo, a distruggerla bastano 5 minuti, basta letteralmente una bomba per fare versare sangue e gridare all'orrore. Questi nostri eventi sono eventi costruttivi. E quanto vorrei che quello che succede qua diventi oggetto di conoscenza, che i veri problemi che affliggono la nostra società, di cui quello che viene affrontato in questi luoghi è un vero problema, ridiventino centro della nostra attenzione. Le virtù non fanno mai buona notizia. I fatti negativi fanno notizia, ma dobbiamo anche lottare contro questo, no? Ecco, quindi, che stiamo qua lavorando tutti insieme. E io ho la fortuna di avere un amico come Tajani che su questo investe le sue forze politiche e riesce a tirar fuori le cose importanti. Perché in un posto come Bruxelles, stretto d'assedio dal terrorismo, lui è riuscito, come già vi ha raccontato, ma io sono stato testimone, a far convivere, dialogare e costruire insieme qualche cosa rappresentanti di fedi differenti, che tutti quanti, secondo l'immagine stereotipa, dovremmo vedere tutti quanti col coltello o con la bomba a mano. La realtà è differente. Lavoriamo tutti insieme perché questa realtà differente sia conosciuta, perché c'è, e va semplicemente resa pubblica.